occasione dell'Ecoforum di Legambiente a Sciacca, il comune di Agrigento premiato come comune riciclone per la media del 70% di differenziata. Ascoltiamo in proposito l'assessore all'ecologia del comune di Agrigento, Nello Amel. Il comune di Agrigento è stato premiato come comune riciclone. Di che si tratta, assessore Amel? È un premio che può sembrare una banalità, però è un premio molto ambito perché riconosce quelli che sono i risultati della differenziata. Noi abbiamo superato ampiamente la soglia del 65%, che è quella prevista per i comuni virtuosi, e questo riconoscimento comporterà alla fine del 2019 la erogazione da parte della Regione di un premio per essere stati così operosi nella raccolta differenziata, che potrebbe arrivare anche a 700-800 mila euro in base al numero dei comuni che hanno raggiunto questo traguardo. Questo risultato noi lo dobbiamo alle scelte che sono state fatte, che sono state scelte coraggiose nonostante tutto, perché nonostante tutto quello che è successo in città, le critiche, le difficoltà, tutto quello che abbiamo dovuto sopportare, siamo andati avanti con la barra dritta, perché crediamo che la differenziata sia la soluzione totale a quello che è il problema della raccolta e smaltimento dei rifiuti nella città di Agrigento come nelle altre città, ed inoltre è un traguardo importantissimo per garantire un equilibrio ecologico sostenibile, garantire il futuro dei nostri figli, lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti una città, ma anche un paese, diciamo, un mondo che sia assolutamente privo di inquinamento e sia vivibile e possa consentire la continuità della sopravvivenza, perché siamo arrivati proprio a questo punto. Di questo dobbiamo ringraziare, per quanto riguarda il risultato del Comune d'Agrigento, i cittadini che sono stati estremamente virtuosi e hanno adempiuto al dovere di differenziare in maniera perfetta, diciamo. I disguidi, le discordanze che ci possono essere state sono assolutamente tollerabili. Dobbiamo ringraziare anche le ditte, gli operatori che si sono prodigati e lavorano con qualche defaillance che cercheremo di colmare e di diciamo sollecitare, salvo mettere delle sanzioni anche per loro, però sono state abbastanza diligenti, diciamo, e si sacrificano tantissimo per riuscire a realizzare questo obiettivo, lavorando anche il giorno di Natale, nelle festività, senza nessuna interruzione, perché il ciclo della differenziata non si può interrompere. Io vorrei solo invitare i cittadini adesso a darci una mano nella sorveglianza del territorio, perché inizieremo una repressione molto pesante nei confronti degli sversatori, utilizzando anche strumenti, diciamo, di sanzione abbastanza pesanti, e laddove possibile immediatamente fare anche la segnalazione all'autorità giudiziaria.